Signori, buonasera a tutti. Mi fa piacere di rivedervi qui, sempre attenti e numerosi. So che alcuni di noi sono fuori città, li salutiamo a distanza. E riprendiamo il nostro studio della solitudine dell'uomo di fede di Rav Soloveitchik, di cui siamo ormai al capitolo settimo, più o meno inoltrato. Perché più o meno inoltrato? Perché nelle ultime settimane ci siamo soprattutto soffermati più sul commento che non sulla lettura, e quindi abbiamo un po' rallentato il nostro ritmo, ma penso che questo non costituisca un problema. Quello che volevo fare oggi però è invertire l'ordine dei fattori, cioè cominciare dalla lettura del libro per arrivare fino ad un certo punto e poi concentrarci sul commento. Pertanto, do per scontata la conoscenza, ormai dato che più o meno ci frequentiamo tutti da alcune settimane, do per scontata la conoscenza di fondo dell'inizio del libro, e mi limito a dire che ci troviamo in un punto della trattazione in cui Rav Soloveitchik istituisce un parallelo fra la profezia e la preghiera. Vi ricordate, le ultime due settimane ci siamo dedicati appunto a queste pagine che ora continueremo. E avevamo visto che tre sono i punti di contatto fra la profezia e la preghiera, secondo Rav Soloveitchik. Beh, l'affinità di fondo è abbastanza evidente. Il primo punto, dice Rav Soloveitchik, entrambi sono un dialogo fra l'uomo e Dio. Nella profezia tendenzialmente l'iniziativa è di Dio, nella preghiera tendenzialmente l'iniziativa è dell'uomo, quindi è una forma di comunicazione reciproca. Il secondo punto su cui ci siamo soffermati la scorsa settimana, che accomuna la preghiera e la profezia, siamo a pagina 55-56, è l'idea della collettività. Ci siamo molto soffermati sul fatto che le profezie, come sono registrate nel Tanakh, sono rivolte all'intera collettività di Israele, e nel momento in cui noi preghiamo, abbiamo detto la scorsa settimana che la preghiera preferibile è quella collettiva. Non che il singolo sia esentato dalla preghiera, e tantomeno che non possa pregare, al contrario, può e deve pregare, ma la preghiera per eccellenza nella tradizione nostra è quella collettiva. A partire dalla metà di pagina 57, Rav Soloveitchik ci intrattiene sul terzo punto di contatto fra la profezia e la preghiera, e scrive: entrambe le comunità affiorarono all'esistenza non solo in virtù dell'esperienza dell'incontro con Dio, ma anche, e forse ancora di più, grazie alla scoperta di un kerygma normativo implicato in quella stessa esperienza. Qualsiasi incontro con Dio, se teso a redimere l'essere umano, deve necessariamente cristallizzarsi e oggettivarsi in un messaggio etico normativo. Sul rapporto fra preghiera e redenzione torneremo, se Dio vuole, nella seconda parte della lezione, perché su questo voglio poi concentrarmi. Quello che voglio qui commentare brevemente è che la profezia e la preghiera hanno come terzo punto di contatto l'aspetto etico normativo. La profezia non è semplicemente una predizione del futuro o un messaggio generico di qualche tipo, ma contiene sempre un invito, per così dire, a comportarsi bene, a comportarsi secondo determinate norme, che sono poi ovviamente le norme della Torah. Anche su questo poi torneremo. I profeti non innovano pressoché nulla rispetto a quello che è scritto nella Torah, si limitano però con forza a ribadire questo aspetto fortemente normativo della vita ebraica. E quindi la visione che noi abbiamo di questi testi, per modo di dire, è molto diversa da quella che ne ha il cristianesimo. Il cristianesimo, in un certo senso, contrappone i profeti alla Torah e dicono che i profeti sconvolgono, insomma, provocano una rivoluzione nella Torah, perché preferiscono chiaramente
secondo loro gli aspetti, diciamo così, più sociali, eccetera, in realtà non è così. La profezia si chiude con le ultime parole del profeta Malachi, che dice: Zichru Torat Moshe Avdi, ricordatevi la Torah di Moshe, mio servo, in tutti i suoi aspetti. E comunque ha un significato, dicevo appunto, etico, normativo. Lo stesso vale per la Tefillah. Lo stesso vale per la Tefillah. La Tefillah fa riferimento a delle norme particolari. Questo può essere difficile da accettare per molti che preferirebbero invece un rapporto con Dio più spontaneo. In realtà, anche questo inquadramento normativo della Tefillah accanto a quello della profezia evidentemente ha un suo valore e un suo significato. Torniamo alla lettura del testo. Se invece l'incontro viene ridotto appunto ai suoi aspetti non cherigmatici e non imperativi, indipendentemente da quanto grandiosa e magnifica questa esperienza possa essere, non è possibile che lo si classifichi come un incontro di alleanza, dal momento che la semantica stessa dell'alleanza implica la libera assunzione di obblighi e responsabilità. La preghiera spontanea quindi ha un valore inferiore. La preghiera nel suo massimo significato è quella che ha degli aspetti normativi, è quella comandata perché è una manifestazione dell'incontro di alleanza. Non solo, ma anche al di fuori della preghiera stessa, i testi che noi recitiamo fanno sempre riferimento a una vita basata su una legge, all'assunzione, come dice qui, di obblighi e di responsabilità. Continua il Rav dicendo: differentemente dall'esperienza mistica dell'intuizione, dell'illuminazione o dell'unione, di cui abbiamo già parlato, la profezia, che come ho già rimarcato poco ha in comune con la mistica, è inseparabile dal suo contenuto normativo. Isaia, Ezechiele e gli altri profeti non furono condotti attraverso le dimore celesti al di là di ogni cosa tra i serafini e gli angeli, sino ai nascosti recessi ove Dio è assiso in trono, per ottenere un prepotente scorcio dell'assoluto, vero e reale, con le iniziali maiuscole, portando così a pieno compimento le loro vite individuali. Il pellegrinaggio del profeta verso Dio persegue un obiettivo pratico, nella cui realizzazione partecipa l'intera comunità di alleanza. E qui si ritorna, aggiungo io, sull'aspetto collettivo di questa esperienza. Nel suo colloquio con Dio, il profeta riceve un messaggio etico che deve essere tramandato e realizzato dai membri della comunità di alleanza, che è in primo luogo una comunità in azione. Così udì Isaia, mentre contemplava Dio in trono, Cosa udì Isaia mentre contemplava Dio in trono superno ed esaltato? E qui siamo nel capitolo, all'inizio di Isaia, dove dice: poi intesi la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Qui dice Isaia primo 8, vero? A me risulta che sia il capitolo 6, invece, citando la memoria, è la Haftarah della Parashah di Yitro, la Parashah dei 10 comandamenti, tanto per darvi l'idea dell'importanza del testo, e che pur essendo solo il sesto capitolo di Isaia e non il primo, è quello che a livello cronologico è considerato il capitolo che narra la iniziazione del profeta, cioè la sua prima profezia è al capitolo, prima profezia in senso cronologico, in senso biografico, è nel sesto capitolo. Che cosa significa? Cosa ascoltò Ezechiele quando terminò la sua ascesa lungo la gerarchia celeste sino al misterioso santuario di Dio? Citazione di Isaia: ed egli mi disse, Dio mi disse, figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, alla nazione ribelle che si è rivoltata contro di me. In realtà qui la citazione da Ezechiele. Il profeta è un messaggero che trasporta l'eccezionale imperativo divino destinato alla comunità di alleanza. Che si tratti di Isaia, di Geremia o di Ezechiele, il messaggio di fondo è sempre lo stesso ed è un messaggio di impegno e di responsabilità etica da parte delle persone cui è indirizzato. Mosè, nel libro di Devarim, scrive a sua volta: così mi volsi e discesi dal monte e le due tavole dell'alleanza erano nelle mie due mani.
Questa precisa ed essenziale descrizione fatta da Mosè del suo nobile ruolo di portatore delle due tavole in pietra, su cui la norma divina era impressa, ha un significato universale applicabile a tutti i profeti. La nota 16 aggiunge: il fatto che ogni profezia possegga un carattere normativo non contraddice l'insegnamento dei nostri maestri, che dice, commentando il versetto, «Elle a mitzvot, she'en navi rashai lechadesh davar me'ata». Queste sono le mitzvot, dice la Torah, queste e non altre, significa che una volta finito Moshe Rabbeinu, nessun altro profeta è autorizzato a innovare nella Torah alcunché da quel momento. Nessun profeta può modificare anche il dettaglio più infinitesimale della legge. E allora la domanda a cui Rav Soloveitchik qui vuole rispondere è: in che modo a questo punto gli altri profeti sono viceversa messi sullo stesso piano di Mosè, se questo non è vero? E l'aggettivo risponde: l'aggettivo normativo usato da Rav Soloveitchik possiede una duplice connotazione. In primo luogo, in quanto azione legislativa, e questa è l'azione compiuta da Mosè. In secondo luogo, come azione esortatoria, e questa è l'azione compiuta dai profeti posteriori a Mosè. Mentre la profezia di Mosè ha stabilito un patto nuovo con la promulgazione di un nuovo codice morale, la profezia dei suoi successori fece riferimento all'impegno assunto dalla comunità di alleanza di pienamente realizzare il patto. E quindi, nuovamente, non è vero che i profeti posteriori a Mosè hanno rinnegato la Torah di Mosè, al contrario, l'hanno riaffermata, sia pure senza aggiungere in termini contenutistici niente di nuovo, ma ribadendo con forza la sua importanza nell'ambito dell'alleanza fra il popolo e Kadosh Baruch Hu. E quindi, da questo punto, non da un punto di vista contenutistico, ma da un punto di vista, diciamo così, di forza del messaggio, certamente i profeti posteriori a Mosè sono stati una degna continuazione di Mosè stesso. E sempre il libro di Devarim, che Rav Soloveitchik cita, dice: io, è Dio che parla, io farò sorgere per loro un profeta e metterò le mie parole sulla sua bocca. Di tutto ciò che non udrà dalle mie parole e che riferirà a mio nome, gli chiederò conto. Come dire, il profeta è in stretto legame con Kadosh Baruch Hu. Continua Rav Soloveitchik, che dice: quanto sinora affermato, che è vero e valevole per l'universale comunità di fede in generale, ha particolare valore per la comunità della Halakha. Il principale scopo della rivelazione, secondo la Halakha, è collegato al dono della legge. Profezia e normativa, quindi, sono strettamente legati. Il dialogo tra l'essere umano e Dio è finalizzato a uno scopo didattico. La Halakha, da tempo immemore, ha guardato a Dio come all'insegnante per eccellenza. E la nota 18 dice: vi sono molte allusioni nella nostra liturgia e nella Haggadah all'insegnamento della Torah intesa come parte della routine di Kadosh Baruch Hu. Sapete quale regola spicciola, fra virgolette, deriva proprio da questo principio? Il divieto di insegnare a pagamento. Esiste un, adesso non entro nella casistica, ovviamente, ci sono dei casi in cui è concesso, altri in cui non è concesso, ma il principio è che non si insegna Torah a pagamento, non si può percepire una paga per l'insegnamento della Torah. Da dove lo si impara? Dal versetto che dice Re'e limadti etchem, che può essere riferito a Mosè, può essere riferito però anche a Kadosh Baruch Hu indirettamente. Ecco, io vi ho insegnato la Torah. Come Dio insegna la Torah gratis, secondo un'altra interpretazione, come Mosè insegna la Torah gratis, così anche voi dovete insegnare la Torah gratis. È un parallelo effettivamente molto forte. Questo compito educativo è a sua volta stato affidato al profeta, la cui massima ambizione è quella di insegnare alla comunità di alleanza. In breve, la parola di Dio è ipso facto la norma e la legge di Dio. Cioè, non esiste profezia che sia svincolata dalla legge. Profezia intesa come comunicazione da parte della divinità all'uomo, non esiste una cosa del genere nella nostra tradizione che sia svincolata dalla legge.
e quindi siamo molto lontani dagli aruspici o cose di questo genere, di altre tradizioni o dagli indovini, lo scopo è quello di instillare un messaggio normativo. Lasciatemi aggiungere, scrive Rav Soloveitchik, che per l'ebraismo il contrario sarebbe non solo impensabile, ma anche immorale. Se infatti si eliminasse l'aspetto normativo dall'incontro profetico di Dio con l'essere umano, limitandolo ai soli aspetti apocalittici, allora l'intero dramma profetico sarebbe affidato a un limitato numero di individui privilegiati, con l'esclusione del resto del popolo. Mentre invece il popolo nella sua collettività è sempre stata una componente essenziale della profezia, non è mai stato escluso. La nota 19 dice infatti: secondo la nostra tradizione, al momento della rivelazione sul Sinai, l'intera comunità ascoltò solo i primi due comandamenti, non tutti e 10, su questo in realtà c'è una discussione, però quantomeno i primi due comandamenti sono stati ascoltati da tutto quanto il popolo. E quindi è la testimonianza collettiva di questa consegna normativa è una testimonianza della verità della nostra rivelazione. Pensate a quante altre tradizioni religiose sono state invece rivelate da santoni o da profeti, fra virgolette, che hanno agito sempre da soli e poi hanno affidato questo messaggio a dei discepoli, i quali in un'epoca successiva hanno avuto l'incarico di diffonderli. Però chi ha la possibilità di andare a verificare che questo all'origine fosse effettivamente vero, dal momento che quel tipo di rivelazione è avvenuto in solitudine, non ci sono testimoni, mentre l'idea di testimonianza è un'idea centrale della nostra tradizione. Per quale motivo le tavole della legge sono due? Beh, conoscete la famosa barzelletta, no? Che dice che gli ebrei, Mosè chiese a Dio quanto costa, Kadosh Baruch Hu gli dice niente, e allora dice me ne dia due. Questa è la barzelletta. La verità invece è un'altra, che sono chiamate Luchot Ha'edut, le tavole della testimonianza, e secondo il diritto ebraico una testimonianza è valida soltanto se è convalidata da almeno due testimoni. Ecco perché ci vogliono due tavole. L'idea comunque è, l'idea che sta al centro di questa immagine è l'idea della testimonianza. La testimonianza presuppone l'esistenza di un gruppo di persone che assiste al fatto e che è in grado di riportarlo storicamente in epoca successiva, in sostanza quello che accade da noi. Una simile prospettiva, cioè quella che invece escluderebbe il resto del popolo, che muterebbe il colloquio profetico quindi in un affare esoterico egoistico, dice Rav Soloveitchik, sarebbe immorale dal punto di vista dell'ebraismo alachico, che ha un'attitudine esoterica, cioè di comunicazione del messaggio all'esterno piuttosto che lasciarlo confinato a pochi iniziati, e che è democratico nelle sue fondamenta. Pensate appunto all'episodio talmudico del Carubo, dove si discute se in un'epoca successiva alla rivelazione ci si può affidare una prova soprannaturale per convalidare una decisione alachica oppure no. E l'opinione prevalente è no, lo bashamai mi, la Torah non è più nel cielo, è stata consegnata ai maestri sulla terra perché la elaborino, attraverso il criterio del Rov, attraverso il criterio della maggioranza delle opinioni all'interno del tribunale, ed è quello con cui allude Rav Soloveitchik. La democratizzazione del dialogo tra l'essere umano e Dio è stata resa possibile dalla centralità dell'elemento normativo nella profezia. Sì, perché il concetto di Rov, di maggioranza, è un concetto, diciamo così, tutto quanto terreno e, come si può dire, legato all'elaborazione della norma, del diritto, evidentemente. E in questo modo viene rapportato alla relazione fra l'essere umano e Dio. Torniamo al testo. Unicamente la norma incisa sulle due tavole in pietra, visibili e accessibili a tutti, coinvolge il popolo all'interno di questo confronto. E il testo della Torah dice: ho posto tutti voi questo giorno dinanzi all'Eterno vostro Dio, i capi delle vostre tribù, i vostri anziani, i vostri giudici e tutti gli uomini di Israele. Da colui che spacca la tua legna
a colui che attinge la tua acqua. Atem nitzavim ayom kulechem. Così inizia la parasha che si legge sempre nello Shabbat che precede Rosh Hashanah. E come potrebbe il taglialegna o il portatore d'acqua anticipare a questo avventuroso incontro tra Dio, partecipare a questo avventuroso incontro tra Dio e l'essere umano, se non umilmente aiutato a realizzare la normativa dell'alleanza? Domanda Rav Soloveitchik. E qui si arriva all'altro termine della relazione, la preghiera. La preghiera, parimenti, non consiste solo nella consapevolezza della presenza di Dio, ma anche in un atto di affidamento di se stessi a Dio e di accettazione della sua autorità morale. Nella nota 21, una nota molto, molto lunga e complessa, Rav Soloveitchik accenna a una nota halakha che dobbiamo spiegare, sia per quanto riguarda la fonte talmudica, sia per quanto riguarda la terminologia e il modo con cui Rav Soloveitchik la riadopera, eventualmente anche in altri scritti. C'è una regola halachica che dice che bisogna fare semichat geula litfila, accostare letteralmente la redenzione alla preghiera. Cosa significa questo in termini talmudici? Nella preghiera di Shachrit, la Amidah, che abbiamo già visto essere la tefillah per eccellenza, è preceduta dalla lettura dello Shema e dalle sue berachot. La mattina lo Shema è accompagnato da tre berachot. La prima è quella in cui ringraziamo Dio di aver creato il mondo. Yotzer Or Vore Choshech. Benedetto sì tu, Signore Sole del mondo, che crei la luce e fai il buio. E corrisponde al termine della creazione. La seconda Berakha è una. Nella seconda Berakha noi ringraziamo Dio di averci dato la Torah. E va sotto il tema generale della rivelazione. Poi c'è lo Shema, di cui questa Berakha evidentemente è introduzione, perché lo Shema è un brano della Torah che dobbiamo leggere sera e mattina ogni giorno. Dopodiché abbiamo una terza Berakha che sta fra lo Shema e la Amidah e che termina con le parole Gaal Israel. Benedetto sii tu, Signore, che hai redento Israele, e nel corpo di questa Berakha c'è tutto un riferimento all'uscita dall'Egitto, che è la redenzione nazionale per eccellenza. Abbiamo i tre termini che Franz Rosenzweig, la triade con cui Franz Rosenzweig definisce l'ebraismo: creazione, rivelazione e redenzione, in ebraico Geulah. Dopodiché comincia lo Shmoneh Esrei. Nelle altre tefilot, in Arvit e in Mincha, prima dello Shmoneh Esrei c'è sempre il mezzo Kaddish, perché il mezzo Kaddish segna il passaggio da una parte all'altra della tefilah. A Shachrit il mezzo Kaddish non c'è. Addirittura in molte comunità si usa che il Chazan, quando arriva alle parole Baruch Atah Hashem Gaal Israel, abbassa la voce in maniera tale che il pubblico non sia obbligato a rispondere Amen, pensate un po' alla Berakha Gaal Israel, e passi illico et immediate alla recitazione della Shmoneh Esrei a bassa voce. Qual è la base di questo comportamento? L'insegnamento dei nostri maestri del Talmud, che dice che bisogna accostare la redenzione alla preghiera. La redenzione sarebbe la Berakha Gaal Israel e la preghiera sarebbe la successiva Amidah. In realtà la regola sussisterebbe anche per la tefilah di Arvit, dove abbiamo una sequela simile. Prima dello Shema abbiamo la Berakha Ma'ariv Aravim, in cui ringraziamo Dio di aver creato in questo caso la notte piuttosto che il giorno, la preghiera della sera. Poi Ohev et Amo Israel, in cui ringraziamo Dio di averci dato
di averci amato e di averci dato la Torah, e dopo lo Shema abbiamo di nuovo Gal Israel. Ma in questo caso in Arvit c'è una quarta Berakha, che è Ashkivenu, in cui ringraziamo Dio di darci il sonno notturno, il riposo notturno, che la mattina evidentemente, per evitare che poi dormiamo in piedi durante la giornata, noi non diciamo. A questo punto, essendoci l'interruzione di Ashkivenu, si dice il mezzo Kaddish prima della Amidah. Il principio comunque è che bisogna fare Semichat Geulah Litfilah. Per quale motivo? Che cosa c'entra la redenzione con la preghiera? Abbiamo visto che nell'ambito del nostro testo che la redenzione è lo scopo del secondo Adamo. Il primo Adamo, vi ricordate, è quello che va alla ricerca del Kavod. Cos'è il Kavod? La dignità, la gloria, il successo. A cosa punta invece il secondo Adamo, quello più riflessivo, quello che tende a recedere? Punta alla redenzione. Questa è nella terminologia di Rav, nella terminologia di Rav Soloveitchik. A questo punto, prima ancora di leggere questa nota, conviene fare un piccolo excursus su cosa si intende per Geulah nel pensiero di Rav Soloveitchik, perché è uno dei termini centrali del suo insegnamento. Cosa si intende per redenzione? E su questo argomento dedica un altro scritto che ho qui sotto mano in ebraico, non è stato tradotto in italiano, uno scritto abbastanza di poche pagine, che cercherò adesso in qualche modo di riassumervi, e che si intitola Geulah Tefillah Talmud Torah. Redenzione, preghiera e studio della Torah. Aggiunge questo terzo termine. Il discorso è abbastanza complesso, per cui cerco in qualche modo di riassumere. Cosa si intende per Geulah nella nostra tradizione? Siamo abituati, come dicevo prima a proposito della Berakha, della Tefillah, quando parliamo di Geulah, a cosa pensiamo? All'uscita dall'Egitto e alla futura Geulah messianica, ma comunque a una Geulah di tipo nazionale o di tipo collettivo. Va bene? Certamente su questo siamo tutti d'accordo. Rav Soloveitchik aggiunge che accanto alla Geulah collettiva esiste anche una Geulah individuale di ciascuno di noi. In che cosa consiste la Geulah? Vi leggo la frase introduttiva del saggio in cui Rav Soloveitchik risponde a questa domanda e vediamo insieme di capire a che cosa si allude. Dice così: la Geulah è un movimento dell'individuo o della comunità dalla periferia della storia al suo centro. Cosa si intende per esistenza periferica? Si intende esistenza come sostanza che non partecipa alla creazione della storia. È una personalità, dico io, che vive il proprio rapporto con la storia o col mondo che lo circonda in modo passivo. Mentre attraverso il movimento verso il centro, quella stessa sostanza diventa creatrice di storie. In sostanza, dice Rav Soloveitchik, davanti all'essere umano si pongono due alternative: o stare alla periferia della storia o cercare di porsi verso il centro. La prima è una vita passiva, la seconda è una vita attiva. Però attenzione, creazione di storia non significa, come direbbe il primo Adamo, successo, fama, onore, non è di questo che si parla. Si parla di qualche cosa di molto diverso. Significa, nel linguaggio di Rav Soloveitchik, caricare qualsiasi esperienza umana di valori, valorizzare la nostra esistenza. Come si arriva a questo risultato?
È un discorso che in parte abbiamo già introdotto a proposito del racconto di nuovo del peccato del primo uomo. Rav Soloveitchik dice che la vita dell'uomo è fatta di avanzamenti e retrocessioni. La capacità dell'uomo si redime nel momento in cui introita e accetta su di sé l'idea di cedere alle proprie comodità in nome di principi, per la salvaguardia di principi. Nel momento in cui l'uomo riesce ad attuare questo tipo di cose, si può parlare nel suo caso di redenzione. Questo è un aspetto notevole, notevole della questione. Da dove deriva Rav Soloveitchik questo suo, diciamo così, questo modo di... Ne parla anche in un altro testo che abbiamo già introdotto qualche tempo fa, a proposito delle attività più basilari dell'uomo. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato prima di Pesach. Quando tratta della redenzione del cibo, mi sembra di aver accennato a questo discorso, che è un po' la base di tutto il suo, ragionamento. La redenzione parte dall'espressione più materiale della vitalità e fa sì che quella che altrimenti sarebbe un'esperienza animale si nobilita attraverso il conferimento di determinati valori e lo fa diventare un'esperienza umana nel senso di creatrice di storia. E porta l'esempio, ovviamente, in quel caso del seder di Pesach, o comunque di qualsiasi esperienza conviviale nell'ambito delle prescrizioni della nostra Torah. Esistono diversi livelli di redenzione. Il primo livello consiste nel porsi dei limiti riguardo alla produzione del cibo, alla scelta del cibo e alla preparazione del cibo. Pensate non solo alle regole della kashrut, ma anche a tutte le regole che riguardano l'agricoltura, e ce ne sono molte, alla scelta degli animali permessi e alle modalità per poter uccidere questi animali affinché siano da noi commestibili. È già un bel passaggio. In questo modo noi valorizziamo quello che originariamente è un'attività puramente animale. Fin qui è una redenzione, una valorizzazione a livello individuale. Vi è poi una duplice valorizzazione a livello collettivo. Nel momento in cui attraverso tutte queste regole abbiamo finalmente il cibo pronto in tavola, cosa facciamo noi? Invitiamo altre persone a condividere la nostra mensa. Il seder di Pesach è l'esempio più eclatante che tutti conoscono e in linea di massima condividono, ma questo può essere vero per esempio anche in molte famiglie, tutti gli Shabbatot, magari in una forma, in tono un po' minore rispetto a Pesach, però la cosa avviene e in questo modo noi solidarizziamo e offriamo la nostra disponibilità a dare da mangiare anche ad altre persone che partecipino della nostra tavola. E qui si crea già una redenzione a livello non più semplicemente individuale, redenzione nel senso di valorizzazione suprema, a livello collettivo. Aggiungerò solo invece, c'è un terzo passo, e questo è evidentissimo nel seder di Pesach in particolare, ed è una valorizzazione collettiva non soltanto sincronica, cioè non rivolta soltanto ai nostri contemporanei che vengono a mangiare da noi, ma anche alle generazioni passate e alle generazioni future, cioè il nostro rapporto con la storia nel senso più completo del termine. Questo è il livello più alto. Facciamo partecipi idealmente anche i nostri padri e i nostri figli. Questo è il livello più alto.
limitandomi al discorso del cibo per il momento, poi lo estenderemo, ci si domanda quali siano le fonti del Rav Soloveitchik. Mi vengono in mente due grandi autori, uno dei quali sicuramente era molto conosciuto da lui, l'altro forse meno, che trattano di questo argomento. Uno è il Ben Ishchai di Baghdad, il quale proprio introducendo le halachot di questa settimana su come si sta a tavola, reclamizzo la lezione che farò sabato sera, se Dio vuole, su queste halachot dopo la tefilah di Mincha, dice che anche lui parte dall'idea che esista una, come si può dire, una redenzione, una doppia redenzione, lui parla. Il fatto che il cibo venga masticato dall'uomo, che ha un livello superiore rispetto agli altri regni della natura, che gli fanno da cibo, costituisce un primo livello di redenzione, ma solo a livello materiale. E in questo probabilmente si rifà ai cabalisti, Rabbi Moshe Cordovero, il quale dice che esiste una catena alimentare. Il minerale è valorizzato dal vegetale che lo assorbe, la pianta che beve l'acqua. La pianta è ulteriormente valorizzata dall'animale che la mangia. Il cavallo che mangia l'erba, va bene? L'uomo... L'animale a sua volta è ulteriormente valorizzato dall'uomo che lo mangia. Questo conto il vegetarianesimo. No, questa è una delle fonti per giustificare il fatto che nella tradizione ebraica è ammessa, sia pure con dei limiti, ecco il discorso del permesso ma condizionato, no? Di cui parlavamo prima, è permesso la consumazione della carne. La carne dell'animale, nel momento in cui entra nella bocca dell'uomo, che ha un livello superiore, viene valorizzata, viene redenta. Dice Rav il Ben Ishchai, è un discorso parallelo al nostro in un certo senso, che però a questo ancora non è sufficiente, perché nel suo discorso manca ancora una redenzione di tipo spirituale. E qual è la redenzione di tipo spirituale? Come avviene la redenzione di tipo spirituale? Del cibo, dicendo parole di Torah a tavola. In questo modo il banchetto non è semplicemente un'esperienza materiale, sia pure delle più elevate, nei termini che abbiamo spiegato prima, ma diventa anche una sublimazione dall'ordine materiale all'ordine spirituale. La base, dicevo, molto probabilmente è nei cabalisti, e l'altra fonte che io voglio citare qui brevemente, e vi ho preparato una fotocopia, perché se non vi faccio avere una fotocopia dite che non vi ho fatto avere nulla. Abituato bene. È un testo notevole. È un testo notevole, sono poche righe in realtà, vi risparmio tutto il resto, di Rabbi Yaakov Yosef da Polonnoye, Talmid, discepolo del Baal Shem Tov, fondatore del Hasidismo. Abbiamo parlato di un altro personaggio di questo entourage, la volta scorsa, Rabbi Elimelech di Lizensk, anche Rabbi Yaakov Yosef è autore di un commento alla Torah in chiave chassidica, ricca quindi di fonti prese dal linguaggio della Kabbalah. Commentiamo soltanto queste poche parole introduttive, perché mi sembra che ci dicano già abbastanza per quanto concerne il nostro discorso. Nel Toledot Yaakov Yosef, come si chiama la sua opera, scrive, in questa traduzione italiana pubblicata alcuni anni fa, l'uomo è creato di materia e forma. Si tratta di due elementi opposti
perché la materia segue la natura corporea, che è costituita dalle kelipot, mentre la forma aspira alle realtà spirituali. E lo scopo della creazione dell'uomo è trasformare la materia in forma per creare una unità, così che esse non siano più separate. Fin qui il suo testo, ma leggerei anche e commenterei la nota sottostante, che è molto istruttiva. È questo un concetto fondamentale per comprendere il pensiero di Rabbi Yaakov Yosef, perché sulla base del dualismo di materia e forma egli interpreta non solo la dinamica relativa alla realtà spirituale del singolo uomo, ma anche le relazioni fra lo tzaddik e la sua generazione, così come quelle fra Israele e gli altri popoli. Attenzione! Materia e forma è un'opposizione che noi incontriamo anche nel cristianesimo, per esempio. Qui, se fate caso, lui dice però una cosa diversa. Lui parla di dell'esistenza di questa opposizione, però dice... Si recupera? Ha chiamato a registrare. Come mai? Cosa è successo? Ha dato un colpo con la testa. Non è orientata? Sì, sì. Diverso? Non si vede la testa. Ecco. Adesso si vede? Sì. E se no mi taglia la testa, va bene lo stesso. Come si dice, tagliamo la testa al toro. No, l'essenziale è che continui a registrare. Quello. I libri dietro il cavalletto. Sì, la serva di tappetino arrivare, sì. Quelli del mouse, no? Il pad. Abbiamo redento anche la macchina. Allora, dicevo che mentre nel cristianesimo la materia deve essere obliterata, come se non ci fosse. Qui invece lo scopo della creazione dell'uomo, ribadisco, è non obliterare la materia, ma trasformarla in forma. Vuol dire che la materia ha comunque una sua base positiva. Attenzione. Torniamo alla nota. Come materia e forma, in quanto elementi opposti ma coesistenti, sono necessari l'uno all'altro perché si integrano a vicenda, dando origine ad una unità che è superiore alla semplice somma dei due addendi, così è per lo tzaddik è il maestro del chassidismo che ha questa figura carismatica, e gli uomini della sua generazione. Scopo dell'agire dello tzaddik è quello di spiritualizzare il popolo, trasformando la materia in forma. Al contrario, il popolo tende a riportare lo tzaddik in una dimensione materiale che gli permette di occuparsi in concreto delle necessità dei suoi discepoli. I due opposti sono pertanto necessari l'uno all'altro. Lo tzaddik non può esistere senza il popolo, come il popolo senza lo tzaddik. Questa affermazione impedisce al chassidismo di interpretare i due elementi come principi primi irriducibili fra di loro. Siamo cioè molto lontani dalle concezioni mistiche dell'Oriente e dal sentire proprio dello spirito greco, incline a considerare la materia come la fonte di tutto il male. Gli aspetti materiali della vita dell'uomo non devono perciò essere annullati nella loro essenza, ma trasformati, elevati, ricondotti verso l'alto, là dove ogni cosa ha la sua origine. Interessante è anche la relazione che Rabbi Yaakov Yosef pone fra Israele e le nazioni. È mediante Israele che i popoli della terra possono ricevere l'effusione del dono divino ed essere quindi accolti da Dio. In tal modo Israele diventa come la porta mediante la quale soltanto è possibile accedere al trono dell'Altissimo. Fin qui la citazione, è chiaro che, che è un testo, diciamo, di grande suggestione, non c'è dubbio, che apre molti spunti, ma io mi limito, dopo aver gettato il sasso nello stagno, a ritirarlo velocemente e a concentrare il discorso sul rapporto
che qui si instaura fra materia e forma. La materia, a differenza del pensiero greco e del pensiero cristiano, non è un elemento negativo nel hassidismo. Lo scopo della creazione dell'uomo è trasformare la materia in forma, ma senza dimenticare la materia. La natura corporea è costituita dalle kelipot, un termine che non abbiamo tradotto. Kelipot significa letteralmente bucce o scorze, ed è un termine che la letteratura chassidica deriva direttamente da quella cabalistica. Rappresenta gli elementi da sublimare. D'accordo? Rispetto ad altre tradizioni, quindi, la mistica ebraica, che è qui degnamente rappresentata, non punta alla condanna della materia, ma a una sua, come si dice, quindi non a un'opposizione totale, come dice qui, come se fossero elementi opposti, ma si tratta comunque di elementi coesistenti e necessari l'uno all'altro. Quello che fa Rav Soloveitchik rispetto a queste fonti va oltre e dice che la materia è positiva a condizione che la si redima, a condizione che la si viva all'interno di determinati valori ai quali la si riporta. Quindi la visione di Rav Soloveitchik è ancora in un certo senso più favorevole alla materia di quella che abbiamo studiato qui. L'uomo è fatto di materia e di forma. Lo scopo non è soltanto quello di elevare la materia alla forma, ma di valorizzare la materia attraverso quei valori che sono forniti dalla spiritualità. Quindi esiste, secondo il Rav Soloveitchik, una vita spirituale che ha in un certo senso la materia al suo centro. Ecco tutte le constatazioni che abbiamo fatto a proposito del valore del cibo nell'ebraismo. Il discorso può essere ampliato, e troveremo l'occasione per farlo, anche alla sessualità e al matrimonio, cui abbiamo accennato. Fin qui quello che riguarda la Geulah, la redenzione. Come si instaura il rapporto fra Geulah e Tefillah? E a questo punto dobbiamo andare a vedere più da vicino come funziona il meccanismo della Geulah, sia a livello collettivo che a livello individuale. Mi avete seguito fin qui? Se il discorso diventa troppo difficile, me lo dite. La Geulah è una forma di libertà interiore. Questo lo impariamo per analogia dall'uscita dall'Egitto. Su questo punto Rav Soloveitchik sviluppa il suo pensiero partendo da un passo dello Zohar, testo fondamentale della Kabbalah, che io cerco di riassumervi. In questo passo dello Zohar si descrive il primo incontro fra Dio e Mosè al rovetto ardente. E lo Zohar dice in sostanza che l'avvicinamento fra Dio e Mosè in quel momento avvenne attraverso tre differenti stadi. Qui è chiaro che semplifico molto le cose. In un primo stadio il peso della schiavitù non era sentito. Gli ebrei erano talmente assuefatti alla schiavitù da non emettere alcuna reazione. È subentrato un secondo livello, che è che Rav Soloveitchik, sulla base dello Zohar, chiama Tzeraka, grido, in cui gli ebrei hanno sentito il problema, si sono resi conto che qualcosa non andava, hanno strillato, nel senso che non sono ancora stati in grado di esprimere la loro emozione in termini concreti.
solo in un terzo momento, la Tzedakà ha lasciato il posto alla Tefillà vera e propria. In quel momento gli ebrei hanno preso piena coscienza del problema, non solo a livello emotivo a questo punto, ma anche a livello razionale, e lo hanno espresso attraverso una tefillà ordinata. Rav Soloveitchik arriva a dire che la preghiera, la tefillà, è un, come si dice, è un ingrediente fondamentale non solo per la redenzione della collettività, ma anche per la redenzione dell'individuo, che passa attraverso questi tre stadi. La preghiera ebraica, dicevamo, è una preghiera normativa, nel senso che è una preghiera profondamente strutturata, perché è preceduta da questi altri due stadi, diciamo così, più primordiali, ed è l'espressione più matura della ricerca di una risposta ai propri bisogni interiori. Ecco perché la tefillà diventa un elemento fondamentale della redenzione non solo della collettività, ma anche di noi stessi. È molto interessante quello che scrive qui. Dice: l'ebraismo, a differenza dell'ascesi mistica di altre religioni, che tende a lodare il dolore e a considerare il dolore un'esperienza fondamentale della vita, nella tradizione ebraica non è così. La tradizione, la Torah ci insegna che al dolore e più genericamente al male si deve imparare a reagire. Per dolore non si intende solo la sofferenza fisica, si intende anche il patire l'ingiustizia, per esempio. E scrive che l'ebraismo pensa che l'uomo che reagisce con indifferenza al dolore è una figura negativa, perché come reagisce con indifferenza al dolore proprio, finirà per essere indifferente anche alle sofferenze altrui. È un'affermazione molto dura questa, effettivamente. E quindi al centro del pensiero ebraico c'è la consapevolezza delle nostre necessità. Se ci sentiamo nel bisogno di qualche cosa, noi dobbiamo imparare a esprimere questo bisogno e non a contenere questa espressione come se fosse un fatto negativo. Per questo motivo, dice, la tefillà nell'ebraismo è strettamente collegata alle necessità dell'uomo, ai suoi desideri, alle sue ambizioni, ai suoi stimoli, che lo possono portare alla sofferenza di chi è privo di queste cose. Pensate alla struttura della Amidah, che è l'Amidah dei giorni feriali, è interamente strutturata sul tema della risposta alle nostre necessità. Quali sono le nostre necessità? E qui arriva il punto. Dobbiamo sapere a questo punto, imparare a distinguere quali sono le necessità vere che noi dobbiamo sentire e per le quali noi dobbiamo pregare, rispetto alle necessità che invece non sono quelle vere. E questo è un altro grosso problema dell'uomo, effettivamente. La richiesta dell'intelligenza, la richiesta della teshuva, del perdono dei peccati, della difesa dai nostri nemici, del benessere, della salute, del benessere economico, e poi si passa a quelle collettive, sono le necessità che effettivamente fanno della creatura umana un soggetto importante, evidentemente. Ed è la base della nostra preghiera, interamente strutturata sul tema delle nostre necessità. La difficoltà consiste, dicevo, nel distinguere fra necessità vere e necessità diciamo così, secondarie, necessità fasulle. Da qui, dice, il termine tefillà, sulla cui etimologia ci siamo intrattenuti la scorsa volta, il termine tefillà inteso come giudizio. Shimshon Raphael Hirsch lo riferiva a un giudizio cui sottoponiamo noi stessi davanti alla divinità nel momento in cui preghiamo, nello stesso tempo è anche il giudizio di ciò per cui vale veramente la pena di pregare
e ciò per cui no. Ecco quindi come la tefillà diventa una forma di preghiera, una forma di redenzione, una forma di redenzione. Rav Soloveitchik scrive che la tefillà ha due scopi. Il primo è quello di aprirci a Dio, il secondo è quello di dichiarare la nostra disponibilità a sacrificarci per qualche cosa di superiore in nome di Dio. Nel momento in cui arriviamo effettivamente a questo stadio, allora avremo compiuto la nostra redenzione. Redenzione intesa, vi ricordate, come dicevamo, passaggio dalla periferia della storia al centro della storia, in che modo? Prendendo coscienza del fatto che l'uomo deve anche sapersi fermare e deve anche sapere recedere il peccato del primo uomo, fermarsi di fronte al frutto proibito. Nel momento in cui noi rinunciamo a una parte di noi in nome di Kadosh Baruch Hu, prendiamo atto di questa oggettività, diciamo così, della vita umana, e arriviamo finalmente alla nostra redenzione. Ecco perché Geulah e Tefillah sono messe sullo stesso piano. Vi ricordate? Bisogna accostare la Geulah alla Tefillah, perché la Tefillah è uno strumento per arrivare alla nostra Geulah. E l'ultimo punto che è trattato in questo articolo è il tema del Talmud Torah. Questo è un tema che richiede effettivamente un ulteriore approfondimento, magari lo lasciamo per un'altra volta, perché credo che abbiamo messo molta carne al fuoco. La prossima settimana riprenderemo la lettura da questa nota dove si parla di Geulah e Tefillah. Tenete presenti questi concetti, perché è una filosofia religiosa per il mondo contemporaneo, essenzialmente, che sembra aver perso l'idea di recessione e invece deve imparare a riguadagnarla, e questo è uno dei temi centrali della tradizione ebraica secondo il pensiero di Rav Soloveitchik. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie.